Il cinema, quando ero bambina, mi faceva da babysitter perché mia madre andava a lavorare al pomeriggio, mi piantava in un cinema assieme a mia sorella e ci veniva a riprendere alle 6. Poi è diventato parte della mia vita. È connaturato la mia esistenza il cinema. Io non ho mai pensato che cosa sia, com'è, cosa mi dà. Parte della mia vita come prepararmi da mangiare, mangiare e tutto il resto. Cioè non potrei immaginare una vita non senza cinema, ma senza film. Io ti dirò anche che il cinema, come lo chiami tu, mi piaceva talmente che vedevo volentieri anche film brutti, che non mi piacevano assolutamente. Ma mi piacevano lo stesso in quanto erano cinema. Quindi vado al cinema non per provare, non so, un piacere, un divertimento, ma per sapere altre cose. Io ormai guado soprattutto, beh, film cinesi e giapponesi ormai da decenni, ma quelli che vengono dalla Turchia, dall'Armenia anche ne sono venuti. Non chiedo al cinema di divertirmi, chiedo di aprirmi delle porte sul mondo.